Andiamo alla ricerca del gin tonic. Conosco gente che non avrebbe fatica a trovarne uno. E tu che ci fai qui? Madonna mia, gli ho sparato in faccia. Adesso? One eternity later. Trovato finalmente, maledizione. Io lo registro, tu li meni. Come a scuola. Quanto siamo? Preso. Credo che ormai le missioni aggiuntive che il gioco ci darà sarà solo trovare cose che ci mancano. Penso che ormai il grosso fino ad ora l'abbiamo fatto. Beh, dai, anche un buon difensore, attaccante di distanza decente, abbastanza veloce, ci sta. Beh, non è male, potrei usarlo. Adesso non ho idea del come, ma potrei. Potrebbe essere una cuneco alternativa. Ottimo, missione compiuta. Aspetta che c'è una cosa che voglio fare da quando abbiamo iniziato il gioco, ma non ci siamo mai andati. E guarda, secondo me, arrivato a questo punto. Esatto, non c'è assolutamente niente qui. No, invece, c'è qualcosa. Cosa ci sarà mai dentro? Un nemico. Beh, è stato facile anche questo. Visto che sicuramente Yante ora ci vorrà parlare perché abbiamo battuto tutti i Ranger, prima voglio fare una cosina. Ci compriamo la tessera della palestra. Grazie. Fornisce un punto in più per usare la palestra nel municipio. Potrebbe essere utile ora. Ecco qua. Ta-ta! Ciao ciao. Vediamo come funziona allora, visto che non l'abbiamo mai presa. Diamoci dentro. Ok, quindi abbiamo un minimo di punti vita e un minimo di statistiche. Allora, io farei così: abbassiamo di 10 punti l'attacco in mischia. Ci abbassiamo di 5 la vita. Aumentiamo di 5 la velocità. Aumentiamo di 10 l'attacco a distanza e farei gli ultimi due punti sulle difese. Non è molto, ma è meglio di nulla per ora. Poi, appena avremo ancora un po' di punti con i materiali fusioni, li ributtiamo anche su attacco di mischia. Ah, ma aspetta, perché quelle sono le nostre statistiche, giustamente le loro ancora non le vediamo. Aspetta, aspetta, aspetta. Se io adesso mi metto lui, abbiamo 349 di attacco di mischia, che comunque è ottimo. Che comunque è ottimo. Quindi di conseguenza, se mi metto Kuneko, avremo comunque delle statistiche ben bilanciate, perché lei era bilanciata. 260 di mischia e 316 di attacco a distanza, che comunque 260 non è neanche male. Certo, questo ci porterebbe più a avere una squadra buttata ovviamente sugli attacchi a distanza, più che una squadra mista con attacchi fisici. E credo che per il momento lo faremo. Hai sentito le dicerie? Il capo Yante potrebbe aver trovato un candidato come nuovo capitano. Chissà chi è. Te, che hai da dirmi? Hai mai visto un granchio semaforo? Un semaforello? Ho sentito che se ne trovano nel Mar Perduto. Cosa ho detto? Tutte le nuove missioni che rimangono sono solamente quelle di e vai e cattura quello che ti manca. Almeno ti dicono dove sono. Niente di importante, per carità, però. Allora, Yante, ho sconfitto tutti i Ranger. Ehi, Geko, a cosa stai pensando? All'addestramento dei capitani. Hai una scheda completa da mostrarmi? Eccola qui! Quindi è vero quello che si diceva. Non è molto che sei qui, ma hai già dimostrato di conoscere l'isola e di saper superare qualsiasi ostacolo. Congratulations. Complimenti, Geko, sei ufficialmente un Ranger. Siamo dei Ranger ora. Quindi, Cool. che bello, sono felice per te, bello. Temo che non ci sia una cerimonia speciale per commemorare l'occasione. Siamo troppo impegnati ad addestrare le nuove reclute e ad occuparsi delle fusioni fuori controllo. Sai, ci servirebbe altra gente come te che ci aiuti nell'addestramento. Hai mai pensato di diventare capitano? Certo. Se ti interessa, c'è una sfida finale. Devi sconfiggere me in combattimento. Come vuoi. Beh, che ne dici? Ti va di affrontare la sfida per diventare capitano Ranger? Right. Non vedo l'ora di vedere di che pasta sei fatto. Spero che tu sia pronto a darci il massimo. Combatti insieme a qualcuno? Beh, credo che sia ragionevole che mi aiuti mia moglie. Sei sposata. Sei pronta, tesoro? Mi è salita in testa, proprio in segno di mancanza di rispetto. Sì, amore. Si preannuncia davvero l'incontro più caldo dell'anno. Chi la spunterà? Ah, ce la puoi fare, Jacob. Forza, straniero. Fai vedere a Yante chi si comanda. Picchia duro, Yante. Scatenati. Livello capo Yante, capo Ranger. Non crede che ci tireremo indietro, Geko. Non sei più un apprendista, ora sei in Serie A. Livello 60, eh? Ah. Beh, ha avuto la mia stessa. Oh, cacchio, mi sono dimenticato di fare cambio. Calmi. Goodness gracious, thank you. 91, perfetto, grazie che mi dai 5, ottimo.
Grazie. Beh, visto che abbiamo 5 nuovi materiali fusione. Ah, cos'è? Nastro ottico laser. Garantisce una registrazione riuscita. Ah, praticamente è la Master Ball di cos'è sto Chueco. Una cassetta di mostro molto rara tenuta da parte per i ranger. Ok, questi sono i nostri starter. Però io ho trovato l'evoluzione di questo in teoria. Io vorrei utilizzare i nostri punti extra proprio per i punti extra. Così questi ultimi 4 punti li rimettiamo dove devono stare. Nel caso di bisogno, sai, di qualcuno di mischia, almeno stiamo tranquilli. Ormai abbiamo capito che la nostra tecnica va sulla distanza, ma questo non vuol dire che dobbiamo buttare via tutto il resto. Ok, questa volta combattiamo. Ok, siamo pronti questa volta. Doppia ecolocazione. Grimorio che abbassa le difese di entrambi. Spariamo anche un 7 meraviglie per caso. Ce la famo? No, peccato. Allora, andiamo di sputo metallo e potenziamoci anche noi i PA per entrambi. E ovviamente parte la versione cantata della canzone. Distillato. Ok, quindi ci dà confusione. Però noi gli diamo Berserk ora. Così, niente più status. Attacco sbagliato, bella. Sette meravigliamoli entrambi e tu carica entrambi. Quanto adoro la versione cantata di sto gioco, Dio mio, è bellissima. Italiana poi, ne parliamo. Sì, 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 aumentati pure i PA. Cannone, aia. Ha! Colpo sbagliato, sorella, mi dispiace. Perfetto, Yante è andata. E ustionata anche Vilma. Oh, Robin Dam, giochiamo pesante qui, vedo, eh. Io vado di nuovo di 7 meraviglie e tu batteria. Lo so, lo so. Lui si prende le spine. Perfetto. Mi spiace, niente status, sei bersagliata. Colpiamo anche lei, muore, resta in vita. Non è morta, non è morta, quindi vuol dire che di storia deve rimanere viva ora. Aia, 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 ah, merda, Meredith. Non importa, non importa, tesoro bello, perché a questo giro andiamo con la torre. Ma giochiamo allora di starter qui, eh. Io sono più che ottimizzato, tu invece vai di colpo della montagna. Fusione, eh. Robin Bella, che c'è? Credevi di essere l'unico a saper usare la fusione? No, ma sono l'unico che può vincere qui. Perfetto. Che male. Beh, giochi di fusione, bella. La gioco anche io allora. Siamo tutti e due agli sgoccioli della propria vita, vero? Io sono al massimo. Potere fusione, ovviamente. Colpo dell'Empireo. Sopravvissuta, eh? Ti sarebbe piaciuto, vero? E allora, addio. Arrivederci. Hai ancora qualcuno? No, mi dispiace, non a questo giro. Beh, come fusione è carina. Non mi dispiace come fusione finale. Avrei preferito il suo, ma va bene così. Il buon vecchio 1-2. Questo è carino, però costa troppo. Distillato, colpo critico se in vantaggio di tipo. Beh, per uno ci sta. Gran bel combattimento, Yante. Gran bel combattimento. Prendete me parte 2, niente male, niente male. Riesci sempre a stupire, eh? Era vero quello che si diceva, che battaglia. Tieni, questo è tuo. Hai ottenuto il distinto. Ma cos'è? La spilla di Up? Fatta con il tappo di bottiglia. Vabbè. Sono il capitano bottiglia io. Questo significa che sei ufficialmente un capitano ranger. La gente si rivolgerà a te per ricevere l'addestramento, proprio come gli altri capitani hanno fatto con te. Forse saprai che sono stata la prima persona nuovira ad assumere la forma di mostro con una cassetta. Da allora la gente mi pone sempre la stessa domanda. Ma come funzionano queste cassette? Non ha alcun senso. Vuoi sapere cosa penso? Penso che abbia assolutamente senso, visto che nella giusta prospettiva. Gli esseri umani creano arte, come la musica, e l'arte è una cosa intangibile e immateriale che esiste interamente nel nostro immaginario collettivo. Poi racchiudiamo questa musica intangibile in una forma fisica, come le cassette. Questa lo rende il ponte perfetto per il mondo fisico e immaginario. In un certo senso è logico. It's only logic.
Hai presente la bacheca fuori dal municipio? Se qualche apprendista avrà bisogno di mettere alla prova le proprie abilità, ti lascerò un messaggio là. Per ora mi prenderò un lungo e meritato riposo. Se hai voglia di continuare a esplorare l'isola, perché non raggiungi i tuoi compagni capitani? Sono certa che vorranno congratularsi con te per la tua promozione. E anche rifare un'altra sfida? Eh certo, come no. Meredith, abbiamo vinto, sei contenta? Sai, mi aspettavo le congratulazioni da parte di tutti. E invece... Bonjour. Vorrei provare una cosa, ma di sicuro mi mancano i frammenti. Ok, ah, materiale fuso trovato. Oh. Ah, per avere le missioni avevo bisogno di materiali. Ok, va bene. Ricordate di chiedere agli abitanti se ci sono dicerie in circolazione. Ok, ma io le missioni posso accettarne più assieme? Vabbè, ma queste sono tutte cose che posso fare per i fatti miei o dovrei... Secondo me posso farle anche per i fatti miei queste qua, sai? Ah, guarda un po'. Dammi retta, capo, le cose sono cambiate ultimamente sul piano astrale. Tutti i fantasmi ne parlano, dicono che sono tornati i pezzi grossi sulla scacchiera. Tutti i fantasmi? Ma certo, ci sono spiriti, ombre e tulpa di ogni genere a zonzo sul piano astrale. Da dove credi che peschi le mie migliori informazioni? Ti credo sulla parola. Quindi... devo andare a controllare? Candela rituale. Oggetto bizzarro, scoperto in una delle ultime spedizioni. Brucia questa candela e poi sacrifica. Ricicla un nastro registrato per influenzare la prossima fusione che incontri. Avrà una chance di contenere un bootleg. Ah, al tipo o alla specie del nastro che hai sacrificato. Cioè, quindi, o trovo un bootleg della creatura che sacrifico, oppure trovo il bootleg di un'altra creatura, ma allo stesso tipo di quella che ho sacrificato. Oddio. Non è terribile come cosa. Se si possono farmare, volentieri. Io volevo vedere la tessera dei mercanti, ma non credo che i mercanti valga anche la macchinetta. Ma chi lo sa. E allora, per festeggiare questa vittoria, mi comprerò un pacchetto. Resistenza pianta, 9% di precisione. Beh, oddio. Resistenza pianta rara, 9% di precisione a te.